Questi stati generali, diciamo, erano stati già all'inizio, all'esordio, un po' derubricati come fase di ascolto, però è proprio su questa funzione che forse le obiezioni che faceva Carlo Calenda e che tanti altri fanno, cioè che forse l'ascolto poteva avvenire prima, sono obiezioni che possono avere un senso, no? C'era bisogno di aspettare, questo momento per la fase di ascolto. Il confronto c'è sempre stato in questi mesi tra mille difficoltà, ci sono state riunioni, momenti di confronto sulle principali scelte di politica economica adottate dal governo. Il punto è che da qualche settimana ci sono importanti novità a livello europeo. La più importante è la proposta della Commissione sul Recovery Plan, che potrebbe valere, se passerà la proposta della Commissione, 173 miliardi di euro per l'Italia tra prestiti e contributi. L'Europa non è un bancomat. Questi soldi non ci verranno dati a prescindere, ci verranno dati sulla base di un programma di rilancio e di proposte, di progetti specifici. Il Recovery Plan a settembre serve esattamente a questo, a dire all'Europa, ma direi innanzitutto agli italiani, qual è la visione dell'Italia per i prossimi anni, quali progetti abbiamo intenzione di mettere in campo, come vogliamo finanziarli, in che tempistica vogliamo realizzarli. E tutte queste cose non ce le possiamo scrivere nel chiuso delle stanze di Palazzo Chigi piuttosto che del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È indispensabile un confronto con le organizzazioni economiche e sociali, con le istituzioni territoriali, con il Paese, con l'Italia, per costruire, confrontare e discutere idee, proposte e poi costruire una lista il più possibile condivisa di priorità. Aggiungo, mi piacerebbe anche con l'opposizione un confronto nel merito delle proposte. Io apprezzo lo Insomma, non mi avete sforzo. invitato però, come la facciamo telepaticamente il confronto? Guardi Calenda, al di là degli inviti e non inviti, leggerò, l'ho iniziato a farlo stamattina, le vostre proposte. Credo che alcune siano apprezzabili, altre naturalmente discutibili, però credo che dal Premier non sia mai mancata la volontà di un confronto con tutte le Sempre. forze di opposizione presenti in Parlamento, non mancherà anche nei confronti di Azione. Lo ripeto, apprezzo molto lo sforzo almeno di una parte dell'opposizione di non limitarsi alle critiche che sono sempre legittime per l'amor di Dio, ma anche di fare uno sforzo di proposta, sapendo che poi bisogna fare i conti come dire, con la realtà, con la complessità delle condizioni con cui ci dobbiamo confrontare e con risorse importanti, perché per fortuna è stato sospeso il patto di stabilità e crescita, tutti i paesi europei stanno facendo deficit e debito inevitabilmente per finanziare le misure per contrastare la crisi, ma anche quello non è un pozzo senza fondo, non possiamo Però, pensare di fare debito e lo deficit capisco, all'infinito. Lo dico pensando che è giusto fare delle io. proposte, indicare delle alternative. Sarebbe ancora meglio dire cosa si vuole fare al Sì, posto di un qualcos'altro, perché momento. altrimenti andiamo sempre con una Sì, logica però un additiva. momento. Allora, Calenda vuole replicare, ma voglio sentire anche Carraro e Martini, però ho un'altra domanda che riguarda proprio questo piano di settembre, perché fra tutti questi piani, è difficile barcamenarsi per tutti noi. Allora, abbiamo visto, c'è stato piano Colao e va bene, task force, quindi è stato impiegato del tempo per mettere a punto quel piano. C'è il piano, ripeto, del governo perché è uscito, con tutte le grafiche su tutti i giornali, piano del governo. Ieri Conte ha annunciato questo piano per la ripresa per settembre, che non si capisce bene se è lo stesso, ma c'è uno, come dire, un appuntamento, oggettivo, che è PNR. quello slittato da aprile a giugno, ma se ho ben capito giugno, insomma l'estate, prima dell'estate, che è la presentazione del piano nazionale delle riforme. Quello sì, è la base ogni anno per la manovra o la legge di bilancio, come si chiama, e che è particolarmente importante perché lì già l'Europa valuterà questo. Allora, insomma, No, però qualcosa. mi No. perdoni, il programma nazionale di riforme va presentato normalmente come parte del ciclo di programmazione europea, Esatto, lo faremo nei e prossimi giorni, però non c'entra niente con il non è resto. che, no,
Ovviamente non è che non c'entra niente, si inserisce in un quadro di programmazione, lo dobbiamo fare adesso. Non lo dico perché il suo collega e predecessore del ministro Gualtieri, Padoan, sostiene che tutto vada concentrato su questo piano nazionale delle riforme, che è un appuntamento istituzionale previsto dalla legge, che lì, dai regolamenti europei e tutto, e che lì già quello sarà valutato dall'Europa, sia per... sulla costruzione anche. Allora, mi perdoni, la proposta di Recovery Plan per il momento è ancora una proposta della Commissione, deve essere discussa dai capi di Stato e di Governo e deve essere varata definitivamente. Quindi, anche presentando nei prossimi giorni il Programma Nazionale di Riforme, di per sé non può essere la base per ragionare su 173 miliardi che devono essere ancora approvati definitivamente. Quando il Recovery Fund o Next Generation Europe, come si chiama tecnicamente, verrà definitivamente varato, ogni paese dovrà presentare un recovery plan, un piano per il rilancio, lo dovremo fare anche noi, lo vogliamo fare a settembre, che credo sia anche in anticipo rispetto alla tempistica su cui si ragiona a Bruxelles, e quello è l'appuntamento più importante, perché è lo strumento indispensabile per utilizzare al meglio le importanti risorse che l'Europa mette a disposizione dell'Italia e che, lo ripeto, non sono le risorse di un bancomat, ma sono risorse che giustamente, sottolineo tre volte, giustamente, finanzieranno progetti. Quindi lei sta dicendo che quello è un altro piano e addirittura l'Italia lo sta presentando in anticipo perché riguarda una cosa che ancora è da farsi, se ho ben capito. Mi lascio aggiungere una cosa, al di là dei piani che possiamo scrivere, che possono essere i piani più belli, più convincenti di questo mondo, forse il salto di qualità che deve fare l'Italia rispetto all'esperienza degli ultimi 20 anni è progettare e utilizzare rapidamente le risorse europee, perché uno dei problemi di questo paese è che noi i fondi europei in passato non li abbiamo utilizzati, o li abbiamo spesi in ritardo o addirittura non sono stati spesi per niente. Guai a riprodurre queste arretratezze, questi limiti e queste inefficienze nel momento in cui l'Europa mette, se passa la proposta von der Leyen, a disposizione. Questo sarebbe difficile essere in disaccordo. Sarebbe difficile essere in disaccordo con l'invito allora, a tutto. Credo che magari il governo avrebbe incalzato a se stesso. Più ancora su questo tema che sulla presentazione e la visione, le priorità e quant'altro. Allora vado dal presidente Carraro.